Cari amiche, cari amici, salve, siamo a Pestum, zona archeologica, patrimonio mondiale dell'umanità. E abbiamo un patrimonio mu musicale da presentarvi, Michele Ligarò, che oggi è giunto a Pestum. A Pestum, per la prima volta. Sì, buongiorno a tutti, ciao Guido. Allora, Michele Ligarò, un grande cantautore, tra l'altro autore di Inno a San Michele, un brano scritto in dialetto calabrese, che Calabrese, sta facendo il giro del mondo. Tutte le parti è scaricato, lo ascoltano. Insomma, ma com'è nato questo pezzo? sì. A saperlo, lo scriverei un'altra volta. No, è stata una bellissima cosa scrivere questo pezzo che inizialmente l'ho pensato come una filastrocca da cantare in paese. Poi con questi social l'ho pubblicato un po' sui vari canali, anche su YouTube, chi si aspettava mai che mi andavano a scrivere anche, che ti devo dire, dall'Argentina, dal Brasile, da Cuba, dal Sud America, insomma, da tutte le parti del mondo mi scrivono. Delle volte, non conoscendo tutte le lingue del mondo, faccio pure difficoltà a capire quello che mi scrivono, e quindi però una grande soddisfazione. San Michele è grande. Tu sei di Cuturella, quindi Calabria, un paese in cui San Michele è molto importante, il Sì, santo patrono. è il patrono di questo piccolo paese della provincia di Catanzaro, dove io sono nato, insomma, ho vissuto gran parte della mia giovane età, dove si festeggia San Michele Arcangelo, e quindi, come puoi ben capire, Guido, nei paesini nostri tradizionali c'è molto attaccamento, insomma, alla figura di San Michele. Ecco, tu fai parte di una delle cover band più apprezzate per quanto riguarda i Nomadi, avete ricevuto tantissimi premi, non ultimo quello ricevuto a Casal Romano in provincia di Mantova, che poi è la cittadina che dal 1989 ospita il raduno nazionale dei fan, un risultato bellissimo. Sì, un risultato bellissimo. Anche in questo caso la cover band è nata per caso, perché 6 anni fa, insieme ad un caro amico batterista del gruppo, abbiamo pensato di fare questa cover in onore dei Nomadi. E ti devo dire che inizialmente pensavamo di fare soltanto poche serate, perché giù in Calabria sai, va benissimo la tarantella, la taranta, e quindi, però noi in 4 anni abbiamo fatto più di oltre 100 e passa concerti nelle piazze, girando anche non solo a Calabria, ma anche altre regioni d'Italia. Non soltanto le regioni d'Italia, ma anche la Spagna, perché spesso ti rechi in Spagna, dove hai avuto un altro grande premio, il premio ricevuto ad Alicante, in Spagna, questa volta dedicato ad un'altra santa, Sì. Santa Barbara. A questo punto ti devo fare una domanda, Sì. ma il tuo rapporto con la fede Guarda, è io particolare, è bellissimo. sì, molto bello. Sono un cristiano praticante, ma come dire, peccatore poi anche alla fine un po'. Quindi sono molto legato alla religione, al cristianesimo. L'inno di Santa Barbara, però, devo dire la verità, è stato un inno che mi è stato commissionato da un caro amico del mio paese. Io lo scrissi nell'aereo nel viaggio Roma-Valencia. Lo pensai quando arrivai giù ad Alicante, lo scrissi e lo dedicai al mio paese, senza dubbio, dove si festeggia anche la seconda festa del paese, ma lo dedicai ad Alicante, dove c'è il castillo di Santa Barbara, e l'ho regalato alla città di Alicante, e lì il sindaco di allora, che era Sonia Casedo Ramos, mi regalò anch'ella un piatto, diciamo, tipico di Alicante, e fecimo questo ermanamento, questo gemellaggio tra Alicante e Cuturella di Cropani, provincia di Catanzaro. Io ho imparato ermanamento, si dice così. Oh, ermanamento, ermaniamoci, ermaniamoci. Senti, tu hai duettato con importanti cantanti, professionisti dello spettacolo, Albano Carrisi nella trasmissione Parole e Baci su Sì, Rai 2, ma su poi Rai 2. anche Riccardo Fogli. Che Riccardo cosa Fogli. si prova a duettare con questi grandi artisti? Ma sono state due grandi esperienze. Ho fatto anche altri duetti con altri personaggi dello spettacolo, però diciamo, questi due mi sono rimasti nel cuore, perché Albano anzi, mando un saluto per questo brutto situazione che gli è successa ultimamente, spero che si riprenda presto. Albano è la voce italiana insieme ad un altro che è Bocella al momento nel mondo, e quindi cantare e duettare con lui per me è stata una grande emozione. Riccardo Fogli è un grande melodico, da piccolino cantavo le canzoni che cantava insieme a Dipù, e quindi per me vederlo sul palco duettare un pezzo insieme a lui è stato un grande risultato, insomma, una grande emozione. Festeggiamo a San Michele,
protettore su paese ed è stato comunità. Quando nasce dentro a chiesa, oh che gran felicità, tutta gente do paese, un salute da così.